Bentrovati amici archicoltori a Battini Agriinforma. Come promesso, oggi entreremo nello specifico. Vi mostriamo in anteprima, potremmo dire, questo CTC di Kverland, una macchina davvero innovativa. E quindi, Presidente Battini, iniziamo dal timone, anzi dal trattore. Iniziamo dal trattore. Nella scorsa puntata con Marco Speziali abbiamo, diciamo, rimarcato il fatto che lui ha deciso di acquistare questa macchina destinandola a due macchine cingolate, come vediamo qua in questo allestimento. È ovvio ed evidente che possiamo utilizzare la macchina anche con macchine di una certa potenza ma gommate, quindi non è indispensabile avere un cingolato. Lui però ha questa grossa potenza da utilizzare, quindi ha scelto una macchina di grandi dimensioni e quindi l'ha destinata a questo tipo di concetto. La parte anteriore, come dicevi tu, è una delle cose più importanti, anche se sembra non la più importante. È importante perché questa è una macchina dotata di, si chiama sistema di timone di carico. La macchina automaticamente appesantisce o alleggerisce il timone a seconda della situazione in cui è il trattore. Quindi se il trattore subisce degli avvallamenti in un terreno un po' particolare, non piatto si può dire, la macchina in automatico carica o scarica il timone di peso, dando sempre la stessa pressione al resto della macchina, che è quello importante. Quindi è una cosa basilare su una macchina trainata. È quasi indipendente, potremmo dire. Non è quasi, è indipendente, rende le ancore indipendenti da ciò che il trattore ovviamente subisce durante le lavorazioni. Quindi adesso ci spostiamo per vedere le ancore. Quindi allora Sandro, abbiamo detto che ci siamo spostati su appunto le ancore. Le ancore e il telaio hanno una struttura molto particolare. Allora, le ancore sono ancore brevettate da Kverneland, è ormai una decina d'anni più o meno che utilizza questo concetto, un'ancora molto leggera, difatti il completo, diciamo il complessivo dell'ancora è solo 35 kg. E se pensiamo che un'ancora intubolare da 35 kg riesce a, diciamo, scaricare a terra una pressione di 830 kg, perché in questa versione di Marco Speziali abbiamo aggiunto due balestre aggiuntive, quindi da 640 kg andiamo a 840 kg di pressione, è veramente incredibile. La cosa importante è anche tutto il resto della struttura, nonostante si parli di macchina molto ingombrante così a prima vista, è una macchina nello stesso tempo molto molto leggera. Una macchina della concorrenza di questa tipologia è quasi 2 tonnellate in più. Questa, ripeto, è una cosa da rimarcare perché è fondamentale in utilizzi di questo genere. Quindi la leggerezza. La leggerezza, ma nello stesso tempo ovviamente la robustezza, perché ricordiamoci sempre che davanti ci sono macchine da 380, 400, 500 cavalli, quindi è una cosa da tenere bene in considerazione. La prerogativa, il cuore della macchina, come hai detto tu prima, sono le ancore. Questa è l'unica macchina trainata che ha la possibilità di essere, diciamo, allestita con quattro file di denti. Nella nostra versione è a tre, perché lui ha scelto appunto di avere una fila molto distanziata, proprio perché probabilmente andrà su residui colturali questa macchina, quindi era necessario avere molta distanza tra la prima e la seconda fila, e poi ovviamente meno distanza tra la seconda e la terza, perché queste devono fare la vera preparazione del terreno. Quindi ricordiamoci che può essere allestita a seconda della lavorazione a tre o a quattro file di denti. La balestra. La balestra è una prerogativa, è un brevetto Kverneland, si chiama Auto Reset System. La macchina, quando prende un ostacolo, l'ancora sale completamente, può flettere addirittura sia a destra che a sinistra e poi ritornare nella posizione originaria. Quindi anche in termini di sicurezza possiamo garantire all'operatore di andare a 10, 12, 14 km all'ora, come ci diceva Marco Speziali, con macchine appunto importanti, e avere una sicurezza che il telaio e l'ancora stessa resista. Ma quindi Roberto, che cosa significa avere tutta questa leggerezza ma al contempo professionalità sul terreno? Ma è una cosa fondamentale, perché abbiamo sempre detto che i terreni vanno rispettati al massimo, e quindi diciamo avere delle attrezzature che non pesano eccessivamente è il primo aspetto per rispettare il terreno. L'altro discorso riguarda proprio la possibilità di avere questa alta luce libera, queste distanze che c'è tra i denti, perché uno dei problemi che incontriamo è lavorare con abbondanti residui colturali e non sempre questi
questi residui culturali sono stati trinciati opportunamente, eccetera. Quindi voglio dire, anche questo aspetto va incontro a quelle che sono le esigenze dell'agricoltore. Qui vediamo tra l'altro una tipologia di ancore fatta in questo modo, proprio perché secondo appunto quanto dice Speziali, la macchina con questa ancora riesce ad andare alla massima velocità possibile. Sappiamo che ci sono anche delle ancore con delle alette, quindi tutta una serie, una varia tipologia, diciamo, di varie fogge, però ecco, questo tipo di ancora è stato scelto proprio perché per sfruttare al massimo la velocità che può dare questo trattore. Quindi, accennava Roberto, ci sono tanti tipi di denti. In questa versione la classica, quindi imbullonata, ma ovvio che ci sono almeno quattro tipi di allestimenti diversi a seconda del tipo di lavoro che uno vuole fare, perché se parliamo di set aside e uno vuole utilizzare la macchina proprio per l'interramento, la distruzione di letti seminati, è ovvio che dobbiamo cambiare il dente. L'ancora è predisposta con una foratura standard e a seconda del supporto che viene montato si può allestire da 65 mm addirittura 480 mm di larghezza. Questo una cosa importantissima, quindi rende la macchina, ripeto, molto molto duttile, e in soli 10 minuti, perché qui è possibile montare lo sgancio rapido, l'operatore cambia drasticamente da una tipologia all'altra tutto l'allestimento di tutti i denti, quindi anche da questo punto di vista quella rende molto attenta. Adesso però è bene spostarci per vedere il retro della macchina. Quindi stiamo terminando questa carrellata del CTC, però è bene sottolineare il discorso della sicurezza, giusto Presidente Battini? Quella è attentissima su questo. La macchina è dotata innanzitutto di una frenatura pneumatica, perché la legge italiana impone che oltre le 3 tonnellate tutte le macchine trainate abbiano questo allestimento. Quindi la macchina ha di serie la frenatura pneumatica, è un costo importante, ma quella non lo mette. Un'altra cosa importante è questo carrello utilizzato per il trasporto stradale, quindi per i trasferimenti, con ruote molto grandi a bassa pressione. La macchina con questo, diciamo, concetto di telaio riesce ad essere molto compatta ed quando la macchina è chiusa è addirittura 2,75 m di ingombro stradale, quindi riusciamo a contenere molto gli ingombri e quindi più o meno siamo alla stessa larghezza di trattori di queste potenze. Torniamo quindi alla lavorazione del terreno, perché qua vedo dei dischi molto particolari. Sì, poi lo dirà Roberto magari un po' più nello specifico. Lui, avendo particolari attrezzature, ha deciso un allestimento diverso rispetto al solito. Abbiamo dei dischi incorporatori che in gergo si chiamano hollow, che gli servono semplicemente per interrare la grandissima massa di residui che le ancore spostano durante la lavorazione. Poi dietro ovviamente c'è un rullo che fa la preparazione vera e propria del terreno, la compattazione del terreno. Però questo ha, diciamo, la sua efficacia lo ottiene interrando la grande massa di residui che le ancore spostano. È evidente che può essere utilizzata anche una dischiera unica, unita, inclinabile idraulicamente, ma viene utilizzata solo se non si utilizzano particolari attrezzature. Quindi Roberto, tu hai avuto modo di intervistare Marco Speziali, quindi perché questa scelta di questi dischi? La scelta di questi dischi perché Speziali ha la particolarità, nel momento in cui raccoglie il prodotto con le metitrebbie, di trinciare, diciamo, mentre trebbia trincia, e quindi questo effettivamente dopo gli evita di lavorare su dei residui molto molto grossolani, cioè lavora già su dei residui sminuzzati, e quindi è per questo che ha utilizzato questo tipo di dischi, e direi che anche dal punto di vista agronomico effettivamente la cosa migliore è trattare i residui culturali nel momento in cui si raccoglie la coltura. Poi se non ci fosse la trebbiatura, come abbiamo già detto, si allestiscono questi dischi che tagliano e non ci sono più problemi, giusto? Ovvio non ci sono più problemi, ma addirittura la macchina è predisposta già per essere allestita con una dischiera frontale, proprio in caso di terreno con presenza di stocchi, ma tanti stocchi e non trinciati. Kernelan dice: ok, mi monti una dischiera anteriore, io pretaglio il terreno in modo tale che la parte posteriore non abbia poi problemi. Non c'ha scuse sta macchina, non si ingolfa, punto. Diciamo che è stata pensata per essere utilizzata in tutte le condizioni. Tutte le condizioni, anche in tutti i modi, perché vedo la seminatrice a drill, quindi come diceva Roberto nella scorsa puntata, questa è una macchina pensata anche per le cover crop e non solo. Beh, per tutte le colture autunno-invernine è ovvio ed evidente che passando il terreno è giusto pensare anche di utilizzarlo sfruttando quello che la comunità europea prevede, quindi le cover si può utilizzare con del raffano, si può utilizzare con particolari semi che ovviamente hanno dei costi bassissimi.
e quindi nello stesso momento a livello agronomico inerbiamo e quindi diciamo catturiamo l'azoto e non lo lasciamo disperdere nell'ambiente, e la PAC appunto prevede questi incentivi. E so che Marco Spezzari l'ha provato con l'oietto. Sì, l'ha provato con l'oietto e diciamo che però sicuramente si aspetta che con la nuova PAC, visto che nei PSR ci saranno diciamo degli euro per tutti gli agricoltori che tra una coltura principale e l'altra tengono il terreno coperto con le cover, si aspetta che effettivamente ci sia anche un interesse crescente per le cover crop. Poi sicuramente l'oietto in questa zona particolare, in particolare anche verso il Veronese, viene utilizzato molto diciamo dagli allevatori. Poi ricordo che per chi non avesse la possibilità di queste alte potenze abbiamo l'amatissimo CLC. Beh, la macchina nasce su questo concetto, è portata anziché trainata e ci sono misure ovviamente più piccole, quindi il CLC è sostanzialmente la stessa macchina in versione portata. Grazie mille quindi per essere stati qua con noi. Grazie a voi. Grazie Roberto. Grazie a voi. E amici agricoltori, questa puntata termina qui, dedicata appunto al CTC, ma le novità non finiscono e quindi seguiteci sempre la settimana prossima con Battini Agri Informa.